Partiamo con questa terribile, tragica notizia che mai avremmo voluto leggere. Oggi Diego Maradona ci ha lasciato a Tigre, località vicino a Buenos Aires, aveva 60 anni. Fatale gli è stato un arresto cardiorespiratorio, inutile i tentativi di soccorso, sono accorse addirittura 9 ambulanze nella sua abitazione, ma non c'è stato nulla da fare. Lascia un vuoto tremendo Diego Armando Maradona nel mondo del calcio, nel mondo di chi ha potuto godere le sue gesta. Io ringrazio per aver approntato al volo un collegamento Skype da Napoli. So che è molto provato Gianluca e a maggior ragione lo ringrazio per essere qui con noi. Gianluca Vigliotti, buonasera, ben ritrovato. Ciao, ciao Marcello, un abbraccio a te, un abbraccio a tutti gli amici in studio, alla mia famiglia di Sette Gold, un abbraccio a tutti. Ben ritrovato Gianluca, e ringrazio anche perché se è provato Gianluca, che è napoletano verace, è provato anche colui il quale viene qua a Sette Gold con noi da 20 anni e oltre e contro Maradona ci ha giocato più e più volte. Massimo Brambati in collegamento telefonico, buonasera Massimo. Ciao Paolo, buonasera a tutti gli amici in studio e tutti gli amici a casa. Buonasera ragazzi, io vi ringrazio perché ho avuto modo di sentirvi nel pomeriggio. Oggi sono davvero tante lacrime, sono cadute ed è difficile prendere la parola così a caldo, però è importante anche la vostra testimonianza. Massimo, parto da te. Una botta incredibile per forse il migliore, anzi leviamo il forse, il miglior calciatore di tutti i tempi, ma quello che ci dicono essere una grandissima persona anche con gli altri. Il tuo ricordo? Ma mi ha portato indietro di tanti anni, mi ha portato indietro quando avevo 19-20 anni che esordivo in Serie A. Eccoti qua. E ho avuto la fortuna, devo dire. Oggi, come invece non lo facevo allora, mi rammarico che qualche allenatore in qualche partita non me l'ha fatto smarcare, perché all'epoca si marcava uomo. Mi sono accorto poi alla fine della carriera che uno dei motivi di orgoglio che mi sono portato in una carriera normalissima di calciatore, io non sono stato un grandissimo campione, però un motivo di orgoglio è stato quello di affrontare, secondo me, il giocatore più forte che a mio avviso è mai esistito sulla faccia della terra. Posso dirti che mi porto nel mio cuore, nel mio cervello, tantissimi ricordi e anche tantissimi aneddoti che lo riguardano, che ci riguardano, e un paio anche che ho vissuto fuori, in un incontro che ho avuto con lui in Argentina insieme a Cannigia in un albergo, e nell'addio al calcio di Ciro Ferrara a Napoli, quando la GEA di Alessandro Moggi aveva organizzato questo addio e aveva invitato Diego, che si è fatto largo in mezzo non so a quante persone per venirmi a salutare e dirmi in mezzo argentino italiano: per favore non picchiarmi anche qui. E devo dirti la verità, tantissimi ricordi mi sono affiorati di calcio giocato, e devo dire che io in quegli anni ho veramente avuto la fortuna / sfortuna di incontrare i più grandi: Rummenigge, Matheus, Careca, Van Basten, Gullit. Però io veramente ti dico che questo era qualcosa di oltre. Tra le altre cose vorrei sottolineare una cosa: io non voglio fare il moralista e non voglio mettermi a parlare, come ho sentito parlare tante persone che l'hanno visto solo in televisione e l'hanno visto solo allo stadio, perché giocarci contro in campo come è stato Diego Armando Maradona, nonostante le botte vere, perché all'epoca il regolamento praticamente permetteva tutto, io veramente entravo in campo a volte e cercavo di fermarlo anche in modo scorretto, lui non si è mai comportato in modo scorretto con me ed è sempre stato una persona correttissima. Mi ha anche dato 2 volte la maglia che io tengo là incorniciata e la terrò per sempre. Guarda Massimo, hai fatto bene a ricordarlo, no? Perché spesso viene messa in risalto questa parte di vita di Maradona, che però ha fatto male solo a Maradona stesso, perché lui con le persone, con te, con chiunque l'abbia conosciuto, ha sempre avuto un rapporto fantastico, e chiunque abbia conosciuto Maradona ne parla in maniera disorientante, in senso positivo. Anche Gianluca Vigliotti ha avuto modo
di conoscerlo. Gianluca, io ti invidio molto, Massimo ci ha giocato contro, ha avuto modo di averci a che fare anche fuori. Da cronista ti invidio molto con la foto che hai su WhatsApp, te che intervisti Diego, adesso la facciamo vedere. Oggi è stata una botta tremenda, Gianluca. Sì. Ah, guarda, oltretutto Massimo mi ha ricordato questa esperienza indimenticabile del ricordo un po' di anni fa. Ma guarda, ti strappo un sorriso perché dietro di me riconoscerete il giornalista Rai Salvatore Biazzo. Sì, certo. Te lo ricorderai, certo. Salvatore Biazzo. Sai perché io ho questa foto conservata tra le tante e la tengo da tanto tempo? Perché in quell'occasione Diego Maradona diede ancora una volta dimostrazione della sua grandezza anche di uomo, la sua sensibilità. Era uno dei tanti ritorni di Diego Armando Maradona dall'Argentina in ritardo, braccato da 1000 giornalisti quando arrivava, dove arrivava in ritardo, eccetera. E noi eravamo a Soccavo, Biazzo con la Rai aveva inseguito Maradona sotto il palazzo, all'aeroporto, dappertutto. Maradona non aveva rilasciato nessuna intervista a Biazzo perché chi violava la privacy di Maradona per lui era un tra virgolette. All'epoca c'era il mitico Mercoledì Sport, ve lo ricorderete, no? Massimo Brambati se lo ricorderà, il mitico Mercoledì Sport. Certo. Ebbene, Biazzo, Maradona disse a Biazzo, a mamma Rai, io con te non parlo, parlo solo con te. E mi lasciò quell'intervista, soccavo soltanto a me. E quella per me è rimasta, voglio dire, tra le tante, un segno di riconoscimento. Ma non finì qui, perché lui andò a allenarsi sul campo di Soccavo da solo, tutti andarono via, io ero sul cancello che non staccavo gli occhi da Maradona come nessuno quando si allenava, lui si girò, mi guardò, alzò il dito, in segno di intesa, e visto che ti ho fatto, e andò via. E insomma, voglio dire, una di quelle... E poi ovviamente ho avuto la possibilità... Massimo l'ha ricordato la partita di Ciro Ferrara, pensa che la fortuna che ho avuto io nella mia vita professionale, Diego Maradona, io ero il team manager, scelto da Alessandro Moggi dall'Agero, il team manager dei due Napoli dello Scudetto, io ho colto il ritorno di Maradona a Napoli e facevo la formazione con Bianchi e Bigon, con Maradona, Ferrara, Gareca, Bagni, cioè, insomma voglio dire, insomma, oggi qua è un lutto totale. Totale ragazzi, un lutto totale, io non si può le lacrime le ho già finite, anzi mi scuso con Marcello che oggi ho avuto, ho crollato quando parlavo con lui a telefono, ma l'abbiamo avuto assieme da poco. È una è quanto di più bello ci possa essere ragazzi, quando si torna bambini con le emozioni. Marcello è stato eccezionale nella telefonata che mi ha fatto, io ti ripeto, Quello che ho visto in queste due ore, anche se si può uscire poco, c'è tutta la gente che è andata a San Paolo. Sì. Ti posso già dire per certo che lo stadio sarà intitolato a Diego Armando Maradona. Già c'è stata la delibera del comune. Il San Paolo si intitolerà a Diego Armando Maradona. Il mitico San Paolo diventerà stadio Diego Armando Maradona. Queste immagini che ci hai mandato tu da Napoli, Gianluca. Le immagini, perché qua invece è il raccoglimento delle persone dove c'è il mitico murales nel centro storico di Napoli e sono andato a omaggiarlo. Purtroppo strafregandosene un po' della questione dell'assembramento, ma oggi cioè, non c'è distanziamento che tenga. Poi anche sotto il San Paolo ci sono degli striscioni clamorosi, candele, fiori. E domani c'è stato invece la giornata di lutto cittadino a Napoli. La giornata di lutto cittadino, ho saputo che in Argentina a Buenos Aires ce ne saranno tre. Ma insomma, ragazzi, veramente non si capisce più nulla. Cioè, è un lutto vero, è un lutto come se va via tuo fratello, come se va via il tuo più grande amico. È una cosa devastante, straziante. Diego, ogni virgola può sembrare retorica, ma vi giuro che è così, perché Diego Armando Maradona, da quando è arrivato a Napoli nell'84, quando ha vinto lo scudetto, quando ha vinto la Coppa UEFA all'epoca, 30 anni fa, o quando ha avuto le tragedie personali, eccetera, ha sempre accompagnato ogni secondo, ogni momento di tutti i tifosi napoletani che lo hanno amato a prescindere, senza avere nulla. Senza limiti, è andato via assolutamente uno di noi.
E qua infatti scorrono le immagini di tutte le società di calcio e oltre di cordoglio nei confronti di Diego Armando Maradona. Marcello, perdonami, perché in questi momenti bisogna anche essere diciamo onesti, sinceri, levare tutte le barriere, non esistono. Tu sai la grande rivalità con la Juventus. Ebbene, la Juventus ha fatto vedere nel ricordo uno dei gol più incredibili, certo, che Maradona ha realizzato. Prima con Claudio, bellissimo. Contro la Juventus, ed è stato apprezzato anche questo, ovviamente. Scusando un po' sul web, vedo che anche Ibra è andato su Instagram, il suo cordoglio. Maradona non è morto, è immortale. Dio ci ha dato il miglior giocatore che abbia mai calcato un campo di calcio di tutti i tempi, vivrà per sempre. Massimo, per i più giovani, Maradona vince due campionati in Serie A, l'86-87 e l'89-90. Per i più giovani, ci fai capire qual è stato l'apporto del suo primo campionato nel Napoli? Cioè, è come se Maradona quest'anno venisse in che squadra e riuscisse a vincere? Non so se mi sono fatto intendere. Ma non dimentichiamoci che quando è arrivato a Napoli mi sembra che il primo anno è arrivato settimo o ottavo. Esatto. Quindi è stata poi costruita una squadra con tanti calciatori importanti, perché poi è arrivato Giordano, sono arrivati Carnevale, però non dimentichiamoci che ha vinto senza nulla togliere, con Ferrario che era uno stopper, che aveva sempre comunque giocato per il Napoli, e comunque per un Napoli che non giocava sicuramente per lo scudetto, lo stesso Renica, Volpecina, insomma c'erano dei giocatori che non erano abituati a giocare per i vertici, e io credo, e qui la storia parla chiaro, Maradona è riuscito a portare due scudetti a Napoli come mai nessuno prima e come mai nessuno dopo. Quindi io vorrei sfidare chiunque a dire che sia stato un caso. Io mi porto neanche in fausto, perché proprio qualche giorno fa, se non sbaglio l'altro ieri, al processo di Biscardi, ho ricordato di Pitrò in cima ad aspettare lui che arrivava, e lui arrivava con un pallone in mano, arrivava dando la mano a tutti i suoi compagni, girandosi verso i suoi compagni e gridando "Vamos a ganar". E quello era un momento in cui vedevi gli occhi di tutti i suoi compagni, cambiavano. E purtroppo i nostri, che cambiavano in peggio. Cambiavano tutti. E il pubblico che non gridava a Napoli. Io vorrei sottolineare questo, c'erano 80.000 persone, non come vai in uno stadio e c'è un pezzo di curva che grida l'incitamento a un giocatore, una squadra. No, lì c'erano 80.000 persone che gridavano Diego. Io ricordo questa cosa e l'ho proprio memorizzata, che mentre salivo le scalette del San Paolo c'era un cane poliziotto della Guardia di Finanza messo vicino alla pista, che continuava a abbaiare ma tantissimo, e dal boato che c'era Diego, io vedevo solo il mimo del cane che abbaiava, ma non sentivo niente. C'era un inferno quando tu arrivavi al San Paolo di Diego. Era un inferno, non sto scherzando, e Gianluca, che avrà visto chissà quante mille partite, lo può testimoniare quanto Napoli era diventata sua e lui era diventato di Napoli. Assolutamente, cioè un corpo unico. Gianluca, perché Maradona non è stato solo un calciatore per Napoli, è stato il riscatto sociale per Napoli. Ecco, ci vuoi spiegare bene questo? All'epoca sì, Massimo ha fatto una ricostruzione ovviamente fedelissima di questa storia. Era il vero culto, non voglio essere blasfemo, ma il vero culto della domenica è quello che a mezzogiorno andava di casa, si andava a prendere il caffè Borghetti, chi per lavoro, chi per piacere, si prendeva il panino e si aspettavano mezza la partita, due ore allo stadio. Alla mezza luna era già pieno. Massimo non sa un particolare, che all'epoca ogni gradone del campo c'erano tre file di persone rigorosamente messe in ordine, da bambini davanti, quelli di mezzo, più alto,
cioè in ogni fila, in ogni gradone c'erano tre persone, perché la partita si vedeva regolarmente in piedi nella prima. Clamoroso. Quindi detto questo, io ricordo anche Gianluca, io ricordo anche un risvolto particolare quando noi si finiva la partita e si andava via. Noi naturalmente eravamo in trasferta e quindi salivamo sul nostro pullman. Vicino al pullman c'era sempre almeno due o tre pulmini, dei mini van, adesso ti parlo degli anni 80, quindi non ti so dire esattamente il modello, ed usciva Diego, saliva su uno di questi tre, andavano via tutte e tre e c'era il mondo dentro, c'era famiglia, amici. Lui andava via con questi due o tre pulmini tutti insieme e qui si capiva proprio che lui ormai era diventato il tutt'uno con Napoli, purtroppo poi nel bene e nel male. Certo, abbiamo tre minuti. Prego, Gianluca. Anche con la città, perché lui era costretto a vivere di notte perché il giorno non poteva. Però una domanda vorrei fare a Gianluca. Prego. Ciao Gianluca, abbiamo tre minuti, Paolo. Ciao Paolo. Ciao, volevo chiederti questo, ma mi ha molto colpito, specialmente per chi l'ha conosciuto, l'umanesimo, l'umanità, la vicinanza ai poveri e alla gente che avesse bisogno di Napoli, a Napoli. Su questo mi ha colpito molto quello che stavi accennando tu, se puoi in un minuto arricchirlo, per favore. No, ma lui, voglio dire, lui era assolutamente a disposizione, non ha mai detto no a nessuno, era difficile la gestione perché un giorno si poteva scendere giù a Chiacarazzolo a farsi una passeggiata, era l'inferno. E quindi spesso era costretto tra virgolette a vivere il nome, ma tanta la gente senza poi pubblicità, molto grande sensibilità, lui è stato disponibilissimo, ha aiutato persone che dovevano operarsi in difficoltà, insomma, voglio dire, sotto questo aspetto lui era così come era nello spogliatoio, così come era in campo, come ha ricordato Massimo, così era nella vita. Purtroppo qualche cosa non l'ha gestita nella maniera migliore, ma resta indelebile. Lui è il più grande di tutti, non ce n'è per nessuno, né Gianluca, più Gianluca, Gianluca, io credo che un giocatore così è stato amato anche dagli avversari. Perché io ti garantisco che tutti quanti amavano Maradona, gli avversari e i compagni. Credo non ci sarà mai più. Mai più. Abbiamo dici... Sì, velocissimo. Volevo intanto abbracciare Gianluca. So che per i napoletani è come un fratello. E con Massimo ci siamo detti tante volte, no? Io ho la fortuna, anche se sono magari un po' più giovane, di averlo vissuto, no? Nell'infanzia. E sono fortunato. A Napoli hanno scritto che vi siete persi, e lo ricordavo, il giorno del compleanno con Gianluca, il 30 di ottobre. Quando si parla di Messi, di oggi... Massimo, no, Maradona era quello, a differenza per esempio di Messi, di alcuni fuoriclasse di oggi, che è andato a fare la differenza a Napoli, l'ha dimostrato con i risultati, e quando c'erano le situazioni di difficoltà lui era ancora più Maradona delle altre volte, perché era il suo habitat naturale, trascinare gli altri. Questa è la differenza tra magari Messi con altri campioni. Max, abbiamo 10 secondi, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Un'altra cosa. Ha centrato esattamente il punto. Quello che è stato Maradona nel calcio e per i compagni. E per gli avversari. La personalità dirompente. Gianluca, dobbiamo salutare, prego, prego. No, ricordatevi soltanto che fatica che facciamo a ricordare qualche giocatore di spessura dell'Argentina che ha vinto il campionato del mondo nel 86. Burruciaga, però. Pasculli. Esatto. Ci dobbiamo salutare, ragazzi. Torneremo a parlare di Maradona spesso e volentieri, perché è davvero... Lo terremo sempre vivo con il ricordo, perché così merita, il più grande calciatore di tutti i tempi. Gianluca Vigliotti, grazie Gianluca, davvero. Ciao Marcello, ciao Furio, ciao. Ti abbracciamo. Michele, ciao Maschi. Ciao, abbraccio a tutti, grazie. A presto. Abbraccio Gianluca. Max, Massimo Brambati, grazie Max, avremo modo di ripercorrere altri aneddoti con te. Grazie mille. Un abbraccio a tutti, ciao. Un abbraccio. Ciao, alla prossima. Grazie a Jacopo Giavenni che ci ha raccontato Liverpool-Atalanta. Grazie Jacopo. A voi, buonanotte. A Michele Borrelli.
Buonanotte a tutti. Grazie Michele, Furio Fedele. Buonanotte a tutti. Grazie Furio, Paolo Vinci. Grazie, buonanotte a tutti. Grazie Paolo, Fabio Verga. Buonanotte, arrivederci. Grazie Fabio, grazie ragazzi, una serata sicuramente difficile. Grazie a Claudio Zuliani, grazie Claude. Grazie a voi, buonanotte a tutti. Un abbraccio, a presto. Vi lasciamo con forse il gol più bello di sempre, quello di Maradona. Torniamo domani all'Inghilterra. Torniamo domani alle 18.55. Grazie, buonanotte. Stavo gritando per Argentina! Argentina! Inghilterra 0! Via gol! Via gol!